La poesia del giorno di oggi, 12 marzo, non poteva che essere una poesia dedicata di fatto un po' a me, un po' a chi compie il compleanno. Ed è una poesia particolare perché l'ho conosciuta più o meno ai tempi dell'università, avevo 24-25 anni. È una poesia di Mario Luzi, autore straordinario, un autore che nel Novecento riesce a dare tante risposte al cosa significa essere uomo. Secondo me questa è una poesia che poi dice tanto. Ma la cosa carina è che l'ho conosciuta, ripeto, intorno ai 24-25 anni, e il titolo della poesia è Nell'imminenza dei 40 anni. Mi pare che Luzi scriva questa poesia quando ne compie 38-39 addirittura, quindi quasi 40. E mi ricordo che la commentavo con i colleghi, dicevo, ma un giorno sarà attuale, chissà, magari quando più o meno compierò 35 anni. Ecco, quello è il giorno in cui ho compiuto 35 anni, in cui mi sento più o meno, aspettiamo ancora qualche anno, comunque mi sento nell'imminenza dei 40 anni. Il punto è sapersi guardare alle spalle e capire cosa dice Luzi alle tue spalle è cenere ed è fiamma e far sì che la fiamma possa durare ancora. La poesia, il titolo è appunto, la leggo, è Nell'imminenza dei 40 anni. Il pensiero mi insegue. In questo borgo cupo, ove corre un vento d'altipiano e il tuffo del rondone taglia il filo sottile in lontananza dei monti. Sono, tra poco, 40 anni di ansia, di uggia, di larità improvvise, rapide come rapida a marzo la ventata che sparge luce e pioggia. Sono gli indugi, lo strappo a mani tese dai miei cari, dai miei luoghi, abitudini di anni rotte a un tratto. Che devo ora comprendere. L'albero di dolore scuote i rami. Si sollevano gli anni alle mie spalle, asciani. Non fu vano. È questa l'opera che si compie, ciascuno e tutti insieme, i vivi, i morti, penetrare il mondo opaco lungo vie chiare e cunicoli, fitti di incontri effimeri e di perdite, o d'amore in amore, o in uno solo, di padre in figlio, fino a che sia limpido. E detto questo, posso incamminarmi spedito tra l'eterna compresenza del tutto nella vita e nella morte, sparire nella polvere o nel fuoco, se il fuoco, oltre la fiamma, dura ancora. Il punto per me è proprio quello. Adesso si sollevano alle mie spalle gli anni, asciani, cominciano a essere tanti, ma tutto quello che è accaduto non è vano. E l'opera adesso che si compie, saper, dice Luzi, penetrare il mondo, riuscire a entrare dentro il mondo opaco, lungo vie chiare, riuscire a trovare lo spiraglio di luce nel mondo opaco. E sapete, l'opaco non è neanche il buio, è un vetro opaco, è quello attraverso cui tu non riesci veramente a decifrare quello che c'è oltre. Saper decifrare cosa è fiamma e quella fiamma farla durare è quello che probabilmente adesso io sento con questi 35 anni alle spalle. Detto questo, dice Luzi, posso veramente incamminarmi nell'eterna compresenza del tutto. Adesso sembra che veramente molte cose si chiariscano, molte cose possono diventare più evidenti, più chiare. E quello che si compie, dice Luzi, oggi è un compiersi della vita attraverso tutto quello che mi è accaduto, ma soprattutto attraverso tutti quelli che sono entrati nella mia vita, e indirettamente, anzi più che indirettamente, veramente una dedica diretta tra le cose belle, tra la fiamma, tra le fiamme vive che ancora durano e credo dureranno in futuro, c'è anche l'incontro con la scuola, c'è anche l'incontro con tutti voi, miei ragazzi, anche in questo periodo in cui non riusciamo a vederci. Per cui nella dedica che faccio un po' a me stesso in questo mio 35esimo compleanno nella mia vita, c'è una dedica fatta anche a voi che siete stati e siete anche in questo periodo di assenza la fiamma che cerco di far durare.